protagonista della nuova spettacolare mostra al Forte Belvedere a Firenze è uno dei maestri dell'arte italiana degli anni 60. Stiamo parlando di Eliseo Mattiacci, che fino al 14 ottobre presenterà Gong. L'esposizione vede un dispiegamento monumentale di 20 sculture distribuite tra gli interni e gli esterni del forte, oltre a un nutrito gruppo di disegni, circa 80, che per la prima volta illustreranno l'attività grafica di Mattiacci. Negli spazi interni del forte, tra le opere storiche, non mancherà il tubo, di circa 60 metri di estensione, e verrà ripresentata per la prima volta dalla storica mostra alla Galleria Lattico di Roma del 75 l'installazione Recupero di un mito, così come troverà collocazione l'opera sonora Echi di suoni e cani che abbaiano dell'83, mentre le grandi eliche in alluminio di dinamica verticale domineranno gli spazi al pian terreno. Mattiacci è uno dei pionieri dell'avanguardia dell'arte italiana, inventore di iconografie cosmologiche e nuove relazioni spaziali e concettuali tra arte, natura, tra uomo e ambiente. Tema chiave della grande personale fiorentina è la magia dello spazio profondo, con la ricerca di orbite di pianeti e di astri, ritmi e geometrie che appartengono all'universo infinito, per tracciare mappe stellari che adesso, come milioni di anni fa, funzionano in termini anche simbolici e rituali.